Salve a web spettatori di Nano TV, siamo nella sede dell'UDC con noi i rappresentanti del movimento giovanile Pasquale Chiacchio, Ciro Gervasio, il simbolo dell'UDC. Parliamo innanzitutto dell'accordo che c'è stato ieri tra il vostro partito, l'UDC, e il PDL, API, FLI, la lista e il quadrifoglio, no? Quindi hanno fatto un accordo programmatico, candideranno insieme un unico sindaco. Sembra che ci sia il nome di Rino Maisto in campo per il momento. Allora, Pasquale, raccontaci, insomma, commenta innanzitutto questo accordo. Poi è inutile nasconderlo, insomma, dobbiamo registrare, come abbiamo già fatto nelle ultime settimane, che esiste una spaccatura all'interno dell'UDC e noi volevamo raccogliere qualche commento su queste indiscrezioni per il momento giornalistiche. Prego. Certo Maurizio, allora ieri è stato ratificato questo accordo tra PDL, UDC, Futuro e Libertà e API con la presenza di una lista civica che è il quadrifoglio che si era già presentata alle scorse elezioni. Beh, io vorrei cominciare diciamo esclamando e affermando che questo accordo per quel che ci riguarda è del tutto fittizio e non ha l'avallo della segreteria provinciale. Noi ci siamo astenuti, noi dell'UDC e del Movimento Giovanile dell'UDC siamo astenuti dal fare dichiarazioni di qualsiasi genere, di accordi che riguardassero accordi con altri partiti fino a questo momento perché sappiamo benissimo che la segreteria provinciale non aveva ancora dettato un indirizzo politico da seguire. E invece abbiamo dovuto constatare e notare che altri che hanno cariche ben più importanti della nostra, non si sono comportati con la stessa correttezza e attenzione che abbiamo posto noi. Visto Qual è la critica, Pasquale? la critica è che, diciamo, nell'altro schieramento, un coordinatore territoriale, che è Adamo Guarino, si è arrecato il diritto e il dovere di firmare un accordo con altri partiti, non tenendo in considerazione che l'UDC non è formato solo dalla fazione, diciamo, di quelli che lui rappresenta, ma anche da un movimento giovanile e da un commissario che è commissario dal 2006, che è Guido Gervasio. E Raccontiamo un questa po' la storia dell'Udicio. La storia dell'UDC nasce diciamo, nel 2006, quando Guido Gervasio da solo, completamente da solo, perché il partito sul territorio non era presente, con sforzi economici di tempo e di passione politica, ha creato l'UDC a Brumonevano, ha voluto che lo scudo crociato ritornasse sul territorio, è riuscito a farsi eleggere nella lista UDC. A differenza di molte persone che adesso dicono di essere dell'UDC, ha fatto la storia comunque di questo partito a Brumonevano e adesso si è visto spodestato circa un mese fa, spodestato poi per modo di dire, perché le firme, diciamo, della sfiducia dell'UDC al commissario UDC sono fatte da ex consiglieri comunali che non rappresentano un bel niente nel partito. Perché nel partito per sfiduciare un commissario o un segretario o un presidente ci vogliono le firme dei tesserati. Benissimo, torniamo un attimino indietro. Allora, innanzitutto Fiorella Bilancio è stata sfiduciata da 16 consiglieri, di cui 7 dell'UDC, del gruppo dell'UDC. Raccontaci innanzitutto questo momento della sfiducia. Chi sono Sì, questi 7 consiglieri? i Da chi sette sono rappresentati? consiglieri UDC. Diciamo sono, erano Darco, Guido Miele, Guido Gervasio, Adamo Guarino, Antonella Cicatelli, Carmine Farina e Teresa De Rico. Tutti questi consiglieri, tranne il signor Guido Gervasio, che è il commissario ancora dell'UDC, non hanno fatto parte alle elezioni del 2008 alla lista UDC. Erano stati eletti in altri partiti Sì, e poi Socialisti Italia dei Valori, e hanno scelto di hanno scelto di entrare entrare liberamente nell'UDC. nell'UDC. Il gruppo dell'UDC Quindi si è compatto, allargato, compatto, ha compatto. sfiduciato Fiorella Bilancio. I problemi sono sorti 2 settimane, 10 giorni, 2 settimane dopo la sfiducia alla Bilancio, perché il coordinatore territoriale, diciamo, non ha portato nel partito un progetto e un programma serio, o quantomeno, anche se per lui era serio e credibile, noi non l'abbiamo Non l'ha ritenuto. condiviso con voi. No, noi non l'abbiamo neanche ritenuto valido, perché la prima volta non l'ha voluto condividere, la seconda volta quando l'ha portato, noi sinceramente
non l'abbiamo ritenuto valido per quello che è la fase che sta vivendo il nostro territorio. E allora a questo abbiamo cercato di mettere delle regole. Tant'è, non è che noi al comune non appoggeremo nessuno come sindaco perché non appoggeremo la linea di Adamo Guarino. Noi abbiamo messo delle regole per la scelta del candidato a sindaco. Sono state messe anche sul nostro sito internet. Queste regole. Approfittiamo e diamolo questo, sì. L'indirizzo del sito internet. www.udcgrumonevano.it. Bene. Cosa dice la segreteria provinciale di questa vicenda? La segreteria provinciale, diciamo, non ha assolutamente sfiduciato Guido Gervasi, anzi... Qual è la posizione? La posizione non è stata ancora presa, si sono riservati del tempo per poter scegliere. Chiaramente noi pensiamo che loro vogliano ricompattare il partito, però poiché i giorni sono trascorsi oramai tanti giorni, sarà difficile recuperare le spaccature che si sono venute a creare. Voi del movimento giovanile qui sul territorio, a Casandrina, avete un esponente importante del partito, certo, che è Angelo Gianese, che tra l'altro sta anche nella segreteria dell'onorevole Carmine Mocerino, sì, se non erro. Sì. Qual è la sua posizione? È con voi e con Adamo Guarino? È chiaro che è con noi, perché noi siamo i rappresentanti del Movimento Giovanile, Angelo Chianese è il coordinatore regionale del Movimento Giovanile, noi anche per ragioni di partito non ci sogneremo mai di scegliere una linea diversa da quella che il partito stesso ci impone. Il problema è che la linea che ci è stata proposta non era quella del partito, bensì era quella di piccoli interessi di quartiere, che noi non vogliamo assolutamente sostenere, perché se si deve fare la politica di partito, la politica di partito si fa ascoltando quello che le segreterie provinciali, regionali dicono. Quindi chiediamo anche l'intervento della segreteria provinciale in questa vicenda. La segreteria provinciale non si è ancora, diciamo, esposta, e quindi per questo io dicevo che è un accordo fittizio. Perché da qui a qualche giorno verrà, credo, proclamato e comunque convocato, indetto un congresso cittadino in cui si eleggerà il segretario. Quindi si è firmato. Perché adesso siete con un commissario, no? Adesso è una nomina che arrivò nel 2006. Esatto, quindi adesso bisogna scegliere. Adamo Guarino dice nel 2010 c'è un documento, diciamo, a firma sempre dei vertici del partito, che gli dà l'incarico di coordinatore territoriale. Sì, però se andiamo, senza voler, diciamo, essere arrogante, se andiamo a sfogliare il dizionario Treccani e cerchiamo la parola coordinatore e la parola commissario, possiamo andare a notare la differenza che è netta. Il coordinatore coordina il lavoro dei vari commissari lì, lo può coordinare, certo, ma il commissario è quello non che decide. Non si può sostituire, dici no, tu. Il commissario è quello che decide in un territorio. Quindi lui si è arrecato. Quindi tu prevedi che a breve ci sarà un congresso cittadino dell'UDC? Sì, io credo che questa sia la soluzione più giusta e probabilmente anche la soluzione a cui ricorrerà la segreteria provinciale. Il 31 gennaio era il termine per la scadenza per il tesseramento per il nostro partito, per l'UDC. Sono state fatte delle teste. I segretari, i presidenti di partiti si eleggono con i tesserati, non con gli ex consiglieri comunali o con i consiglieri comunali uscenti. E mi meraviglio come un politico esperto come Adamo Guarino non sappia questa cosa. Cioè, mi meraviglio. Credo che il suo sia stato semplicemente un atto di forza dettato forse da un'impotenza, cioè da cose che il partito non gli aveva concesso. Benissimo. Sentiremo ovviamente la replica, certo, di Adamo Guarino. Noi, la nostra missione è informare. Volevamo aprire i riflettori. Maurizio, volevo fare un ringraziamento veramente sentito alla tua testata giornalistica, al tuo modo di fare informazione, perché benché se ne dica, se Nano TV è sempre stata equidistante, ha dato spazio a tutti, e in più c'è da dire anche che noi tante volte siamo stati da te convocati per un'intervista per sole ragioni di correttezza nei confronti del partito e degli altri esponenti come Adamo Guarino, Guido Miele e gli altri. Non abbiamo rilasciato interviste perché sapevamo della spaccatura e sembrava un modo scorretto di agire. Però avendo dovuto, diciamo, notare che loro hanno addirittura chiuso un accordo politico, non ce l'abbiamo fatta più e ci siamo dovuti anche noi esprimere in diretta utilizzando, diciamo, il tuo network. Benissimo, io ti ringrazio per le parole
che ha speso, spero di, che ci meritiamo questi due diciamo, ringraziamenti per l'impegno che abbiamo sul territorio. Io volevo chiedervi, scegliete voi insomma chi vuole dare questa risposta, come si sta muovendo il movimento giovanile qui in città? Allora, il movimento giovanile, come sappiamo, è nato da circa un anno e è stato sempre attivo sul territorio. Infatti basta vedere le nostre iniziative fatte sul territorio, come l'intitolizzazione della strada a Pasquale Maisto. Appunto ieri sera siamo stati invitati dal coordinatore regionale Angelo Chianese ad una riunione fatta a Via del Chiosco a Napoli. Sì. Noi ben volentieri abbiamo accettato questo invito e ci siamo presentati a tale riunione. Quindi avete una vita di partito anche extra, sì, extra cittadina, diciamo. Extra cittadina. Quali sono i punti che avete discusso ieri a questa riunione? L'oggetto principale a tale riunione era la presentazione del nuovo, diciamo, commissariamento della provinciale del Movimento Giovanile dell'UDC. Bene. Siamo stati presentati non solo da Angelo Chianese, molto, diciamo, molto bene. Siamo stati infatti elogiati per la nostra attività, per il nostro sito. Quindi avete ottenuto dei riconoscimenti anche a livello provinciale e regionale, no? Sì. dagli uomini di partito. Infatti nei discorsi siamo venuti a conoscenza anche di un prossimo nostro incarico a livello regionale come Movimento Giovanile. Quindi stanno tenendo conto del vostro impegno sul territorio. Siamo molto fiduciosi e speriamo che al più presto possiamo annunciare anche noi questa nomina. Benissimo, io volevo continuare a parlare con Pasquale Chiacchio. Insomma, noi non siamo di Grumonevano, tu sicuramente vivi la piazza tutti i giorni, raccontici un po' quello che sta accadendo, cosa c'è in campo, noi vediamo insomma. Caro Maurizio, a Grumo si è assistito nell'ultima settimana a un avvenimento importante, perché un ministro della Repubblica si è ricordato che Grumonevano è un paese che fa parte dell'Italia. Siamo stati anche noi a quell'intervento, sì, tra l'altro ha avuto delle parole ha veramente. Ha sponsorizzato l'ex sindaco Fiorella Bilancio. Per carità, la Carfagna in piena democrazia, perché il nostro è uno Stato democratico, ha chiesto ai cittadini grumesi un voto per Fiorella Bilancio. Tu dici solidarietà femminile oppure... Io penso quella, perché l'ultima volta che abbiamo visto la Carfagna a Grumonevano era venuta a chiedere il voto per sé ad ex sostenitori del PD. Quindi... In che senso? Raccontaci questa cosa. Sì, la Carfagna è stata a Grumo due volte. Una volta per Fiorella Bilancio la settimana scorsa e l'altra volta era stata a casa di un consigliere comunale, un ex candidato al Senato della Repubblica del PD a Grumo, e aveva chiesto il voto, diciamo, per le regionali, la Carfagna. Quindi diciamo è una, cioè, che il ministro non è del nuova. PDL che va a casa del PD a chiedere voti. Sì. Non, e tra l'altro è lo stesso ministro che aveva detto di dimettersi, perché è in contrasto con quello che con il modus operandi del PDL, e poi dopo invece si è accontentata di tenersi la sua bella carica di ministro nel governo. Si è chiesto il voto per Fiorella Bilancio, qualche ragione ci sarà, forse hanno lo stesso modo di concepire la politica. Parole forti le due. Caro Chiacchio. I simili si trovano bene insieme. Benissimo, raccontaci invece quali sono gli schieramenti in campo, no? Ai nostri web spettatori interessa essere aggiornati su Grumonevano per i grumesi, ma anche per i cittadini fuori territorio. Quali sono gli schieramenti in campo? Abbiamo parlato di questo accordo che c'è tra il PDL con l'UDC, l'API e Futuro e Libertà e la lista del quadrifoglio. Sì. Ci sono altre civiche, ci sta Azione e Territorio che sostiene Fiorella Bilancio. Stanno facendo, diciamo, mi sembra, un grande lavoro, cinque, no? Cinque liste a suo sostegno. Cioè, oltre Azione e Territorio ci sono altre quattro liste che sostengono. Sì, c'è la lista, diciamo, di cui prima parlavamo, quella dell'accordo, che poi diciamo stanno mantenendo circa da un mese questo famoso segreto di Pulcinella sul nome del candidato. Sì. Cioè, noi già da tre mesi
sappiamo che il candidato a sindaco è Rino Maisto, il dottor Rino Maisto, persona rispettabilissima, però loro fanno sempre finta che devono condividere questo nome. In realtà il nome a noi c'era stato imposto senza alcun programma e per questo noi non abbiamo potuto... Chi l'ha imposto questo nome? Il coordinatore territoriale Adamo Guarino. E poi c'è la presenza del dottore Grimaldi, sempre per delle liste di centrodestra, e anche sì, sicuramente scenderà in campo anche il centrosinistra. Campania dei Mediterranei, ora, insomma, questa associazione fondata da Massimo Iannicello. Noi tra l'altro nell'ultima copia del Fatto, quello disponibile su napolinord.it, abbiamo fatto un passaggio facendo un taglio su una vecchia intervista a Cesaro, dove insomma Cesaro diceva un tavolo con i Campania dei Mediterranei c'è. In realtà poi in questo tavolo adesso vediamo che non c'è più, perché non ci risulta che Campania dei Mediterranei sostenga Rino Maisto sindaco, infatti, e abbia chiuso un accordo con il PDL, infatti, quindi andrà a sostenere, sì, Grimaldi. Infatti, noi in realtà ci aspettavamo una sorta di reintegro di Campania Idea Mediterranea all'interno del PDL, anche perché in un paese di soli 18.000 abitanti è quasi assurdo vedere tre schieramenti di centrodestra. Certo. E quindi noi pensavamo che Campania Idea Mediterranea potesse reintegrarsi con quello che era il corpo del PDL, e invece abbiamo dovuto notare la spaccatura che si è creata sempre sulla solita questione che è la candidatura a sindaco. Quindi, cioè, invece di lavorare sui programmi si è cominciato dall'alto, dicendo questo è il sindaco, esatto, poi vediamo, esatto, chi lo rappresenterà. Nessuno dei due ha voluto tirarsi indietro e da qui è nata la spaccatura, e quindi a Grumo probabilmente avremo tre liste di centrodestra. Forse tu ne sai più di noi, no? Forse tu ne sai più di noi. Noi abbiamo registrato, che abbiamo incontrato l'avvocato Sanseverino, che ci ha mostrato una lettera molto dura, e ha lasciato il PDL, si è sospeso dal PDL con una lettera molto dura indirizzata a Cesaro. Sì, io ho avuto modo di leggerla questa lettera, e devo dirti la verità, sono pienamente d'accordo con Sanseverino, con la scelta che ha fatto, perché anche io ho saputo di alcuni atteggiamenti che si sono tenuti all'interno del PDL. Anche D'Angelo, no? Aveva lasciato precedentemente. E se mi consenti una battuta, Sanseverino è rimasto l'ultimo in Italia a sapersi dimettere, e questo gli fa molto onore, perché di fronte al potere, perché lui era il commissario del PDL, ha deciso di farsi da parte. Gli fa onore. Sanseverino era il commissario, sì, era coordinatore del PDL, uno dei coordinatori, diciamo il del gruppo dei coordinatori, del gruppo... Quindi chi rimane nel PDL? Perché noi abbiamo sentito che, tra l'altro, tu prima hai fatto un nome, no? Gaetano D'Arco, se non erro. Si parla che Gaetano D'Arco forse è candidato proprio nella lista del PDL, sì, così hanno annunciato. Tra l'altro, per carità, un mio carissimo anche amico, perché comunque siamo in paese, ci conosciamo tutti, però ha sfiduciato il nostro commissario Guido Gervasi, quindi per sfiduciarlo si doveva perlomeno ritenere dell'UDC, e invece adesso dicono sia nel PDL, però non abbiamo, diciamo, sono indiscrezioni che abbiamo raccolto, anche noi. Cosa accade invece su Grimaldi, no? Il dottor Sandro Grimaldi, appoggiato quindi da Campania Idea Mediterranea e da altre civiche, sì, che già si erano, il dottore Grimaldi si erano ha cominciato, diciamo, una sorta di maratona elettorale, nel senso che, voglio dire, lui è partito già da diverso tempo con le sue tre liste civiche. E quindi in campo ci sarà Fiorella Bilancio, Rino Maisto, Sandro Grimaldi. A sinistra cosa accade? Aldo Chiacchio, tuo padre, si parla di una candidatura anche di Aldo Chiacchio, o non è vero ancora? Non si è mai posto come candidato a sindaco, anzi noi, come diciamo, io che perlomeno le faccende di famiglia credo di conoscerle bene, diciamo, si è sempre cercato una condivisione programmatica per poi poter scegliere un candidato. Noi avevamo questa indiscrezione, quindi tu non ce la confermi? No, assolutamente. Al momento quindi i tre candidati ufficiali sono per qui. Il momento il sono tavolo questi. Nel centro-sinistra è aperto. È aperto a tutto. Cosa rimane quindi in città? Il PD? Rimane il PD, il Partito Socialista, Sinistra e Libertà, e poi Rifondazione Comunista, c'è uno schieramento? No, credo rientrino in Sinistra e Libertà. Cioè a Grumo poi ci sono anche delle associazioni che lavorano sul tavolo di centrosinistra, quindi questo ha ampliato i tempi della conversazione e della condivisione di un candidato a sindaco e di un programma. Si è parlato anche di Angelo Di Lorenzo in passato, un nome che però non vediamo più comparire sui tavoli,
Non compare perché probabilmente non conviene comparire troppo presto al signor Di Lorenzo. Tu pensi che quindi Angelo Di Lorenzo alla fine uscirà anche lui? Sì, anche perché uno è abituato alle campagne elettorali. Praticamente negli ultimi 15 anni ne ha fatte quasi una decina e a volte... Cioè le campagne elettorali dico sempre e Angelo che danno... Di Lorenzo qual è lo schieramento che lo potrebbe appoggiare? Italia dei Valori? No, io credo lui parta con delle civiche, delle liste civiche, perché non ha l'appoggio dei partiti del centro-sinistra. Poi io dico sempre questo, le campagne elettorali sono politica nei massimi, sono virulente. Uno una volta che ne viene colpito vuole farne sempre. Io vedo che tu di politica ne mastichi parecchio, insomma. E ovviamente qui si andrà sicuramente al ballottaggio, quindi. Sicuramente. E quindi adesso si farà la conta sul singolo voto, perché anche pochi voti in più possono consentire una coalizione rispetto all'altra di partecipare al ballottaggio. Poi, come la storia del nostro comune ci racconta, al ballottaggio più che gli schieramenti conta la figura del candidato a sindaco, e lì vincerà il candidato a sindaco più credibile e più forte. E i giovani dove sono? Parte con voi, insomma, una parte con voi. Ci sono degli schieramenti giovanili in campo, no? Sì, c'è anche l'Italia dei Valori, che però ha un suo movimento giovanile, ma da quel che sappiamo, anche perché ci è stato detto in maniera diretta, loro sono a sostegno totale dell'ex sindaco Angelo Di Lorenzo. Quindi aspettano una candidatura di Angelo Di Lorenzo. Sì, per essere... Che secondo li arriverà poi alla fine? Non so se arriverà. Certo, quello che mi dispiace, mi duole notare, è che un gruppo giovanile sostenga il vecchio. Ah, certo, insomma, però sostiene il vecchio del proprio partito. Sì, questa è coerenza. Diciamo un'altra cosa. Questa spaccatura interna può rimanere, il movimento giovanile che cosa farà? Il movimento giovanile... Cioè, se le cose rimangono così come ha stabilito Adamo Guarino, voi cosa farete? Allora, il movimento giovanile sicuramente è dalla parte del commissario cittadino, che è Guido Gervasio, il quale, oltre ad essere mio padre, è stata una persona che ci ha dato spazio... Figli di famiglia, cioè tutti e due figli di politici, diciamo. Ci ha dato spazio in tutto, ci ha dato, come dire, carta bianca, andate ragazzi... fate il vostro lavoro perché con le vostre idee sicuramente si andrà avanti. E questo ma se il partito dovesse decidere va bene, sposiamo la causa di Adamo Guarino, la linea di Adamo Guarino, voi andrete con loro? Noi continueremo a fare il lavoro del movimento giovanile, però ci riserveremo, diciamo, di presentare potreste presentare un'altra candidatura, dico, appoggiare un'altra candidatura? Questo sì, però ci devono cacciare, diciamo, dalla provincia. Noi non ci facciamo cacciare da Adamo Guarino. Ah, certo. Benissimo, io su questa tua battuta chiudo qui questo primo intervento. Spero di potervi incontrare di nuovo nel corso di questa campagna elettorale. Noi abbiamo deciso di spendere molto tempo nei comuni che vanno ad elezione. Nel nostro territorio andrà anche Casandrino, Casoria, e quindi saremo spesso qui a Grumo. Avete anche i nostri numeri, se volete poi chiamarci per se avete delle cose importanti per aggiornare i nostri web spettatori. Va bene, vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e boxnews.it. Grazie mille, Napoli Nord.